Buonasera, ben ritrovati. Questo è TG Venezia Mestre che torna puntuale come sempre per darvi tutte le notizie e le informazioni che arrivano dalla provincia e dal centro storico. È stata una settimana intensa quella che abbiamo appena trascorso. Tanta cronaca, tante notizie di politica, le riviviamo insieme. È il primo congresso che la Lega sceglie di fare in Veneto e ne sono contento, perché il Veneto traccerà il solco per tutti gli altri popoli in Italia a partire dall'indipendenza. Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio, adesso è ufficiale. Il candidato della Lega Nord alle regionali 2015 si chiamerà Luca Zaia. L'incoronazione simbolica al primo congresso federale veneto nella storia del movimento fondato da Umberto Bossi, dove il governatore in carica viene ricandidato all'unisono dal segretario Matteo Salvini, appena riconfermato fino a dicembre 2016, dal leader veneto Flavio Tosi e dal padrone di casa Massimo Bitonci. Si parte da Padova, che è una vittoria storica, per confermare il miglior governo regionale di tutta Italia, stando ai sondaggi ai cittadini, che è quello di Luca Zaia, per lavorare ancora meglio. Un lavoro che almeno in questa fase non verterà sulle alleanze politiche, ma sulle proposte alla cittadinanza. Oggi il centrodestra non esiste, perché c'è Alfano che governa con Renzi e da ministro degli interni non fa nulla contro l'immigrazione. C'è Forza Italia che sta con la Merkel. E quindi oggi il centrodestra non esiste. Noi lanceremo delle proposte ai cittadini, agli italiani, ai veneti. Il programma elettorale sintetizzato da Salvini in una manciata di righe. Continuare così, parlare poco, lavorare tanto, tenere gli ospedali aperti di notte, abbassare le tasse, difendere l'agricoltura e rilanciare il turismo. E dire basta una volta per tutte alle polemiche interne. Noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo pensare che il nemico da altre parti, non all'interno della Lega. La Lega ha amministrato bene, questo ce lo riconoscono tutti. La Regione del Veneto è un riferimento nazionale di virtuosità, lo riconosce addirittura un governo nemico di sinistra. Grazie, e proprio per questo motivo io direi che noi dobbiamo presentarci ai cittadini con un bel progetto di governo per i prossimi 5 anni. Quanto agli sfidanti, il governatore non sembra preoccuparsene granché. I nostri avversari si organizzeranno, cercheranno i candidati, faranno del loro meglio. Poi sono sempre i veneti che saranno loro i veri protagonisti delle prossime elezioni. Dovevano arrivare domenica notte, invece un improvviso cambio di rotta nelle decisioni del Ministero dell'Interno li ha dirottati da qualche altra parte. A Jesolo, dopo un confronto con la Croce Rossa, il sindaco Valerio Zoggia ha avuto la conferma che non si tratta di un rinvio. I 60 profughi sono stati definitivamente destinati altrove. Quindi è una notizia, diciamo, che non è che ci dispiace più di tanto, non tanto perché 60 persone possono cambiare quelle che sono le sorti di una stagione turistica a Jesolo. Ma diciamo, siccome queste notizie poi vengono strumentalizzate da qualcuno, quindi potrebbero, la mia preoccupazione, la nostra preoccupazione dell'amministrazione è che in qualche modo si va a danneggiare l'immagine della città turistica, e quindi meglio così in sostanza. Tutto era stato predisposto per l'arrivo dei migranti, organizzando cordoni sanitari e mobilitando il personale di assistenza durante il fine settimana. La comunicazione del mancato arrivo è giunta domenica mattina dopo un lungo periodo di incertezza. Non si sapeva se i profughi fossero davvero 60 come annunciato inizialmente oppure di più, non si conosceva la loro nazionalità e non c'era alcuna indicazione sul tempo dell'eventuale permanenza. Ora comunque, visto che i posti rimangono disponibili, Jesolo potrebbe restare una delle mete verso cui saranno indirizzati parte dei profughi che continuano incessantemente a sbarcare sulle coste italiane. Io personalmente ritengo che sia un problema che vada risolto da dove partono queste persone, perché con le strumenti che ci sono in questi anni non serve ad aspettare che arrivano sulle nostre coste per vedere che stanno arrivando, ma si possono tranquillamente rilevare un po' prima, quindi addirittura secondo me appena partono, quindi il problema va risolto da dove partono, con accordi con i paesi da dove partono. Solidarietà bipartisan ai vigili aggrediti a Jesolo. Gli agenti della polizia locale sono stati mandati all'ospedale da dei venditori ambulanti che stavano controllando sul litorale. Una reazione violenta, come spesso accade in spiaggia in questi giorni. Per evitare controlli e soprattutto le sanzioni, i venditori sono disposti a tutto, a gettarsi in acqua nel migliore dei casi o rispondere con calci e pugni come è successo ieri. Assoluta solidarietà. Anche perché dobbiamo essere consapevoli che oggi i Wukumpra o i venditori sulle spiagge non sono altro che i terminali di organizzazioni criminali, mafiose, spesso internazionali, che utilizzano e sfruttano evidentemente quelli che sono
queste persone. Ad Armanforte agli ambulanti c'erano alcuni bagnanti, ha fatto sapere il capo della polizia locale di Jesolo. Per l'assessore Giorgetti manca il senso di legalità. Mi sembra inverosimile il fatto che quando un agente della polizia locale fa il proprio dovere rispetto anche a quelli che sono, che è un'economia che è in difficoltà contro la contraffazione, in qualche modo diventi oggetto di polemica. Quindi massima solidarietà alla polizia locale. Favorevoli 395, contrari 138, la Camera approva. 14.31, l'Aula decide che Galan può essere arrestato. Passano meno di 4 minuti, i legali Franchini e Ghedini fanno sapere che si è trattato di un voto politico, chiedendo che vengano concessi gli arresti domiciliari a Galan, da giorni ricoverato all'ospedale di Este. Ed eccolo Galan sulla sedia a rotelle, spinto verso l'ambulanza, lascia l'ospedale di Este. Eccolo in un video girato in esclusiva da Nicola Cesaro del Mattino di Padova. Incazzato sono, se vuoi raccontarlo, ma tanto! La giornata più lunga per l'ex presidente del Veneto si risolve nello scenario peggiore. L'autorizzazione alla misura cautelare da parte dell'aula di Montecitorio nell'ambito delle tangenti per l'inchiesta Mose. E nonostante i tentativi del capogruppo Brunetta, che in mattinata aveva chiesto un ulteriore rinvio. Chiedo pertanto di porre in votazione il rinvio ad altra seduta. Respinto. La Russa chiede allora un rinvio, sì, ma a data certa, settimana prossima. Proposta nemmeno accolta dalla Boldrini. Nessuna sorpresa poi. Il PD appoggia la richiesta come Scelta Civica, Grillini e altri. Forza Italia parla di barbarie. Insieme a NCD dicono no allo scrutinio segreto. Con un'ordinanza di 770 pagine che ha portato all'arresto in carcere di 25 persone, ha chiesto l'arresto per il deputato Galan. Vuol dire che un motivo c'è, Presidente. L'ex alleato, la Lega, con il commissario di Padova Bragantini, che in aula annuncia sorpresa di essere per l'arresto e precisa, qui non si decide se Galan è colpevole o meno. Regione e Associazione Nazionale Comuni Italiani uniti per contrastare e combattere le mafie. Per un obiettivo così importante servono strumenti concreti. Con il piano formativo votato all'unanimità dal Consiglio regionale si passa all'azione, con una serie di seminari a cadenza mensile in tutte le province venete, rivolti alla polizia locale, ai funzionari e agli amministratori pubblici interessati al tema della prevenzione del contrasto del crimine organizzato. È una regione invitante, sia per la sua bellezza e quindi invitante in senso positivo, sia per la ricchezza che ha sempre avuto e quindi può sicuramente essere preda di situazioni criminali. Noi questo lo stiamo combattendo, convinti, amministratori, sindaci, rete sul territorio, ANCI quindi, e prima di tutto la regione che ha organizzato questo progetto così importante. Le mafie hanno scelto di investire in Veneto, approfittando della crisi che ha messo in ginocchio molte imprese del nord-est. Per gli amministratori è fondamentale capire cosa sta succedendo, sondando il territorio e intervenendo prima che sia troppo tardi. Molti imprenditori della malavita organizzata stanno tentando di appropriarsi in questo modo di tante piccole e medie aziende che sono in difficoltà. Soprattutto l'usura è un cavallo di battaglia e quindi noi dobbiamo in tutti i modi dare gli strumenti agli imprenditori, alle forze dell'ordine, alle istituzioni per capire quello che sta succedendo e cominciare a costruire una lotta serrata. Altri 200 profughi in arrivo in queste ore nella nostra regione, che porteranno a oltre 2.000 il totale dei migranti accolti dall'inizio dell'anno. Di questi 869 alloggiano nelle diverse strutture d'accoglienza messe a disposizione nel nostro territorio. Gli altri dovrebbero aver già lasciato il Veneto, ma di molti di loro si sono perse le tracce. Per i nuovi arrivi, che dovrebbero essere qui entro giovedì sera al massimo, la prefettura ha cercato di trovare una sistemazione immediata confrontandosi coi rappresentanti di comuni e province nel tavolo tecnico dedicato al tema. Noi siamo un territorio accogliente, commenta irritato il governatore Luca Zaia, e lo dimostra il fatto che l'11% della nostra popolazione è composto da immigrati, ma il governo deve smettere di trattarci da provincia dell'impero e scaricare su di noi ogni problema. Innanzitutto cominciamo col dire che la regione del Veneto ha già dato, visto e considerato che abbiamo più del 10% della popolazione che è data da cittadini immigrati, molti dei quali si sono integrati bene, per cui tutti quei tromboni che a livello nazionale dicono il Veneto non accoglie, il Veneto ha già accolto e varrebbe la pena di guardare l'incidenza degli immigrati nelle altre regioni.
Dall'altro devo anche dire che in questa partita noi abbiamo purtroppo la triste esperienza di quello che è accaduto fino ad oggi, che immigrati che sono venuti qui sui territori e sono letteralmente spariti, non sappiamo dove sono. Il prefetto di Venezia, Domenico Cuttai, ha intanto individuato 6 possibili siti tra caserme e scuole dismesse per ospitare gli hub, ovvero i centri di raccolta dove i migranti dovrebbero essere sistemati in un primo momento per poi venire smistati nelle diverse strutture ricettive della regione. 3 di queste aree sono state identificate nei pressi dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. Speriamo di trovare una soluzione condivisa tra tutti i soggetti, si augura il prefetto, altrimenti ci saranno problemi, visto che questi migranti appena sbarcati arrivano direttamente qui sulla base di un criterio di ripartizione sul territorio nazionale che prevede una quota spettante al Veneto. Le dichiarazioni di Renzi qualche giorno fa fanno pensare su come il governo si stia muovendo con una società che ha ovviamente una partecipazione dello Stato e si chiama Eni. L'Eni si sta impegnando a fare degli investimenti in Mozambico, investimenti per quanto riguarda il petrolio e l'estrazione del gas. Quindi siamo in una situazione in cui in Italia l'Eni disimpegna e crea disoccupazione, ci chiude gli impianti e dall'altra parte insomma, costruisce le cose in altri paesi. Ma la strenua battaglia dei sindacati per difendere i posti di lavoro al petrolchimico continua, anche a suon di cortei e blocchi stradali. Un modo per dire stop al graduale disimpegno che l'Eni di fatto porta avanti nei confronti di Marghera, nonostante i sacrifici già chiesti in termini occupazionali per la ristrutturazione. E anche se il premier Renzi, dice Colletti, solo pochi giorni fa annunciava, trovandosi all'Arsenale, un luogo storico di creazione di lavoro, di puntare prima di tutto all'impiego nel nostro paese. Di fatto invece le istituzioni si incontravano con Eni per discutere della Gnucco, la società creata dal Comune per ricevere da Eni soldi e terreni destinati alle bonifiche. Il Comune però acquisisce dall'Eni 107 ettari. E non sono pochi, si nasconde dietro un ragionamento assieme alla regione in cui si dice che si fa la riqualificazione di quei terreni, riceve dall'Eni 36 o 38 milioni di euro ed è evidente insomma, che questa somma qui ci fa pensare a un disimpegno. Questo disimpegno, cioè l'Eni chiude gli impianti, paga le istituzioni 36 milioni, 38 milioni di euro e tutti sono contenti. Gli unici che non sono contenti ovviamente sono quelli che perdono i posti di lavoro. A pagare, dicono i sindacati, si rischia insomma che siano sempre gli stessi. Non è un'avvertenza che coinvolge i lavoratori chimici, è un'avvertenza che coinvolge un po' tutto il sistema. Fino a quando il sindacato potrà governare questa situazione ci sarà, ma quando qualcuno perde la testa perché ovviamente non ha più un futuro, cioè, e ce ne sono già tanti, non so come si potrà governare questa situazione. Per la morte del turista tedesco un anno fa in laguna, nell'incidente fra una gondola e un vaporetto, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per 5 persone. Joachim Vögel, professore universitario di Monaco, in vacanza con tutta la famiglia a Venezia, il 17 agosto dell'anno scorso venne sbalzato in acqua insieme alla moglie e i 3 figli, dopo il violento impatto tra l'imbarcazione a remi e il mezzo della navigazione pubblica a Rialto. Scene di panico. Vögel muore in ospedale per le conseguenze di un trauma toracico, probabilmente dopo essere rimasto schiacciato nell'estremo tentativo di proteggere la bimba di 3 anni nello schianto tra imbarcazioni. La procura chiede l'archiviazione per il gondoliere ritenuto non colpevole per l'accaduto. Il PM vuole invece il processo per i 3 piloti della CTV coinvolti nell'incidente, per un tassista e anche per il conducente di un'altra gondola che i consulenti considerano responsabile per essere uscito improvvisamente col suo mezzo da un ramo laterale del Canal Grande. Secondo me guardano prima dove andare, cosa è più facile a rubare, perché pazzesco come sta andando la cosa. Abbiamo paura tutti ormai. Sarebbe meglio non vivere una situazione del genere, essere sereni e ritornare ai tempi antichi quando uno usciva di casa e lasciava anche la porta aperta perché tanto non aveva timori particolari. C'è preoccupazione, sì, perché si è sviato anche diciamo il lavoro qua perché vedono brutta gente in giro. Quindi se ne vanno. Se ne vanno, sì. Sono tanto preoccupati tutti quanti. Gentaglia che c'è dappertutto, penso, ma in particolare qui, appunto in città, è così, non so cosa... Cioè, ci vorrebbe anche più,
più forze dell'ordine, più controlli, qualche vigile privato, non so, un qualcosa di più per difendere i cittadini, secondo me. Controlli e ispezioni che a parere di tanti forse consentirebbero di sventare furti e rapine che si consumano quasi quotidianamente, dice la gente, e che prendono di mira case, negozi e perfino una chiesa a Carpenedo, quella di Santa Maria Goretti, poco tempo fa. Alle 4 del mattino è la cassa del supermercato INS a saltare, ci racconta la responsabile del punto vendita di Viale Don Sturzo, che accetta di parlare solo a telecamera spenta. Qui dove si vede il compensato c'era il foro, velocemente chiuso, dopo l'esplosione causata dalle bombole di gas, poi ritrovate nei paraggi. Grande spavento, preoccupazione, la telefonata delle forze dell'ordine che annunciavano quello che mai nessun responsabile di negozio vorrebbe sentirsi dire. I malviventi hanno portato via 4.000 euro. Prima di mettere a termine il colpo hanno pensato bene di spruzzare una bomboletta con colore scuro sulla telecamera. Professionisti del crimine che ora circolano indisturbati, mentre la gente ha sempre più paura. Cerchiamo di fare in modo che siano misure eque, quindi siccome si tratta di chiedere sacrifici, li chiederemo in maniera molto ben distribuita a tutte le categorie, cercheremo di non preservare nessuno e cercheremo soprattutto di non creare aree di privilegio per qualcuno o per qualcun altro, insomma. Parola d'ordine: equità. Il bilancio freme e occorre tagliare spese e aumentare tariffe, ma almeno, come dice Zappalorto, ce ne sarà per tutti, nessuno escluso, a cominciare dalla CTV e a partire dal 1 agosto. Vediamo nel dettaglio. Ad aumentare saranno i biglietti da 72 ore da 35 a 40 euro e quelli settimanali da 50 a 60 euro. La carta Venezia Unica, finora molto richiesta anche online, diventa più salata per i residenti fuori regione e anche per i veneti che però non vivono nel capoluogo. Passando poi ai turisti, aumenta l'imposta di soggiorno per i pernottamenti negli hotel a 3 e 4 stelle. Ma sono solo 50 centesimi e comunque, per prevenire le polemiche degli albergatori, il commissario promette di alleggerire le imposte sui plateatici. Dipendenti comunali e delle partecipate, almeno in via ufficiosa, mettono in conto probabili blocchi degli scatti di anzianità e delle assunzioni, mentre le municipalità, dice il commissario, saranno ascoltate certamente, ma di sicuro non saranno esentate dalle politiche di risparmio. Insomma, qualcuno dice, sembra di dover pagare e tacere, mentre all'orizzonte si profila anche l'emergenza migranti, presto probabili ospiti di una scuola dismessa a Trivignano. Anche in questo caso, spiega il commissario, non possiamo scappare. Trovo che la reazione delle persone non sia giustificata, non possa essere giustificata. Si tratta di persone che sfuggono da situazioni veramente tragiche, rischiano la vita per attraversare il mare nelle condizioni che tutti noi vediamo sui telegiornali tutti i giorni. Quando arrivano qui sono dei richiedenti asilo. Il problema mi sa che è proprio il ponte che sta spingendo. Lo si vede, lo si capisce nettamente come mai si è aperta questa, si è alzato. Probabilmente è l'effetto del ponte, no? Il ponte sta collassando e mi sa che una volta l'altra qualcuno o pensano di fare qualcosa, perché qua la situazione per me peggiora, non so. Non per essere pessimisti, ma io la vedo così. I veneziani non hanno dubbi. Le spaventose crepe apertesi ai piedi del ponte di Calatrava sono colpa della struttura che, come dimostrato da ripetute perizie degli esperti, tende a divaricarsi premendo sulle rive. Oltre ai costi esorbitanti della realizzazione, a quelli delle periodiche manutenzioni senza le quali il manufatto cederebbe in una manciata di anni e a quelli dell'ovovia ormai definitivamente fuori servizio in attesa che qualcuno abbia il coraggio di ordinarne finalmente lo smantellamento, al conto ora si aggiungono anche i denari necessari a riparare i danni alle rive, che a meno che il ponte sia rimosso continueranno a prodursi all'infinito, dato che il fenomeno non può essere corretto se non temporaneamente. E quella che un tempo sembrava una battuta di spirito è ormai diventata una seria e profonda convinzione per centinaia di residenti che sui social network invocano all'unisono. Quel ponte va smontato prima che faccia altri danni. Non dovevano farlo. Non dovevano fare il ponte? Cioè, esatto, è una spesa inutile e un sacco di soldi. La manutenzione, che poi si vede come l'hanno lasciata, costerà un sacco di soldi sicuramente. I ponti di Venezia sono durati così tanto che un ponte nuovo che già provochi dei danni, se questo è vero,
Sarebbe preoccupante. Tanti soldi. Purtroppo questi sono poi i risultati. Queste le notizie principali della settimana che abbiamo appena vissuto. A me non resta che ringraziarvi per la vostra cortese attenzione, augurarvi una buona fine domenica e ci vediamo domani.